Mi chiamo Mauro Fatica e sono insegnante di scienze motorie dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Lauria. In occasione dell'ultima giornata di scuola abbiamo organizzato qui al Parco del Vincolato, una splendida struttura, una serie di attività. Oltre al mercatino organizzato dai ragazzi di seconda e terza, abbiamo inserito un'attività interessante come quella dell'orienteering, che tra l'altro è un'attività interdisciplinare che permette un po' a tutti i ragazzi di mettere in gioco le proprie capacità e soprattutto di acquisire e ampliare quella che è la capacità di orientamento. Il parco per di più è organizzato molto bene, è una zona circoscritta, quindi la gara si svolge in sicurezza. L'orienteering è uno sport che si sta sviluppando già da un bel po' di tempo in Italia e ultimamente è anche molto praticato in Basilicata, grazie alla FISO che fa continuamente promozione e cerca di far sì che l'avviamento alla pratica di questa disciplina sia un po' sviluppata su tutto il territorio, non solo nazionale ma anche lucano. Buongiorno, sono Arianna Chiarelli della classe terza C dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII e stamane ho l'onore di presentarvi il mercatino della nostra scuola in occasione dell'ultimo giorno di scuola. Abbiamo varie bancarelle, questa è l'abbiamo diciamo formata grazie anche al nostro professore Cipriani dell'aula di artistica. Ci sono vari lavori pitturati e fatti a decoupage. Nei vostri laboratori avete fatto questo lavoro? Sì, nel laboratorio di artistica, la maggior parte. Quelli sono centrini fatti durante le ore di post-mensa e anche in collaborazione delle nostre famiglie che ci hanno aiutato a cucirli. Presenta le tue amiche. Loro sono Damiana, Laura e Anna della terza B e invece lì sono cose portate da casa usate, sono il mercatino dell'usato. Vogliamo dire poi a cosa questi fondi a cosa serviranno? Sì, questi fondi poi serviranno alla nostra scuola per l'acquisto di un altro computer, dato che quelli che abbiamo la maggior parte sono rotti e non funzionanti. Lì ci sono altre borse fatte a mano, grazie ad alcune ragazze della terza A, e lì orecchini e bigiotteria portati anche da casa dalle nostre professoresse e da noi ragazzi e alcuni anche fatti da noi. Ecco, una tua riflessione sulla tua scuola, che oltre a darvi delle nozioni, quindi a darvi degli insegnamenti, vi permette anche di sviluppare questi progetti che poi sono significativi e forse vi avvicinano ulteriormente alla società lauriota, alla società in generale. Sì, la scuola ci ha dato questa opportunità di capire che la scuola non è fatta solo di studio ma anche di lavori e di attività nuove. Questa noi l'abbiamo organizzata appunto per finanziare la nostra scuola e abbiamo visto nei giorni scorsi, abbiamo raccontato il vostro viaggio di istruzione, quindi a dimostrazione di una scuola viva che unisce anche argomenti insomma anche diversi ma che comunque contribuiscono alla vostra crescita. Ecco, i tuoi compagni come vivono insomma queste esperienze? Beh, la viviamo bene collaborando gli uni con gli altri e anche questa mattina abbiamo fatto il percorso di orienteering organizzato dal nostro professore Fatica di educazione fisica. E Per concludere, oggi è l'ultimo giorno di scuola. Oggi è l'ultimo giorno di scuola. Tu stamattina hai messo la X sul calendario alzandoti e dicendo beh, è finita anche quest'anno o sei un po' dispiaciuta per questa fine della... Beh, allora ancora per me la scuola non è finita perché ci sono gli esami. Però comunque sì, un po' mi dispiace lasciare i nostri professori e i miei compagni di classe. Ah, quindi tu lascerai proprio la scuola media Giovanni XXIII? Sì. Quale scelta scolastica hai fatto? Liceo scientifico a Lago Negro.
Sono Giacomo Lambola, che sono della Giovanni XXIII classe testa C. Oggi abbiamo fatto degli esperimenti molto importanti in questa scuola. Ad esempio, oggi, l'ultimo giorno di scuola, abbiamo presentato questo grandissimo mercatino rappresentato dalla mia compagna Arianna Chiavelli. Soprattutto che durante la mattinata, le prime, seconde e terze, ma anche gli altri ragazzi giocano spesso, come io mi sono fatto male. Però abbiamo anche parlato in classe nostra proprio dell'istruzione del viaggio in Austria, e ne abbiamo parlato molto, che per me è stata prima una bella esperienza, però non ci ho parlato. Io volevo solo dare questo saluto. Ecco, se perché in conclusione, se dovessi mettere un voto alla scuola media Giovanni XXIII, che voto metteresti? Prima di tutto a Giovanni XXIII mi spiace molto lasciarla, per andare con Vanni, le classi, tutti quanti. Però un voto mi è piaciuto tanto questa scuola, direi 10. Però ancora non penso che sia finita la scuola, perché ci sono ancora gli esami. E qual è il professore o la professoressa alla quale sei più legato? Sono legato alla mia professoressa di sostegno, alla professoressa Mandarino, di matematica la professoressa Nella Pandardi e di italiano Felicetta Sabella. Allora, sono una ragazza della Giovanni XXIII e mi chiamo Antonella La Rocca. Da qui dipendono i fondi della scuola, perché purtroppo in questo periodo di crisi noi siamo costretti ad affrontare la crisi in primis, e con questi soldi noi vogliamo comprare delle nuove attrezzature per la scuola. Abbiamo già fatto una volta il mercatino, abbiamo comprato un computer, perché noi abbiamo dei computer molto vecchi e malfunzionanti, e con questo mercatino vogliamo rinnovare appunto la nostra sala informatica e tutta la scuola. Voilà.